Ma Enver Hoxha scopre un nuovo popolo fratello e alleato nella Cina comunista di Mao, che proprio in quel periodo aveva condannato il revisionismo sovietico e a cui non par vero di avere un alleato tutto suo in Europa. È un'accoglienza grandiosa quella riservata alla delegazione governativa albanese in Cina nei primi anni 60. Sullo sfondo delle gigantografie di Mao e Hoxha, i due capi del governo, Chu Enlai e Mehmet Shehu, si abbracciano nello stadio di Pechino. E quando il primo ministro cinese ricambia la visita in Albania, tutti si lanciano in un ballo improvvisato cino-albanese. Balla anche Hoxha.